Nel 1939, 2 anni dopo la scomparsa di Vincenzo Lancia, fondatore dell'omonima casa automobilistica, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che provoca enormi disastri. Anche l'industria automobilistica è colpita duramente. In un mese, tra l'ottobre e il novembre 1942, gli stabilimenti Lancia vengono completamente distrutti. Ma subito dopo la fine della guerra, viene avviata la fase di ricostruzione e ricomincia la produzione. L'Aprilia e l'Ardea sono le prime vetture prodotte dalla Lancia nel dopoguerra. Nel 1950 la Lancia presenta i suoi modelli. Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimenti. A Torino il 32esimo salone dell'auto è inaugurato dal presidente Einaudi, che lo visita accompagnato da Biscaretti di Ruffia. Ancora sconosciuta la strada, la nuova Lancia, l'Aurelia. L'Aurelia è la grande stradista per eccellenza. Alla berlina B10, spinta dal primo 6 cilindri a V di 60 gradi, si affiancano poi la coupé B20 GT e la Spider B24. Gli anni 50 segnano l'inizio della partecipazione ufficiale della Lancia alle competizioni. Le sport conquistano prestigiosi successi. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità, Rosamonda sempre. Alla carriera panamericana partecipano 5 Lancia affidate a 5 piloti di fama mondiale: Fangio, Taruffi, Bonetto, Bracco e Castellotti. Le contrastano le 5 Ferrari della scuderia Cornacchia. Alla carriera partecipano circa 250 vetture. Provano Bonetto, Taruffi e Fangio al volante della Lancia. E adesso via per le strade messicane. Sta per cominciare la grande avventura. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 chilometri. 5 giorni di gara, 8 tappe, 3077 chilometri di durissimo percorso. In un incidente perde la vita Bonetto. Lancia trionfa, Fangio è il vincitore. È tanto bello il nostro amore. Oh, Rosamunda, tu sei la vita per me. Oh, Rosamunda. Nel 1954 la Lancia si misura con gli avversari di sempre nella prestigiosa Mille Miglia. Sul traguardo di Brescia è Alberto Ascari a portare alla vittoria una Lancia per la prima volta nella competizione, dopo un travolgente inizio che aveva visto la supremazia di Taruffi sempre su di una Lancia. L'anno dopo scende in pista la monoposto D50 che sempre con Ascari si impone sui circuiti di Torino e Napoli. In maggio, al Gran Premio di Monaco, mentre è al comando, Ascari con la sua D50 sbanda e finisce in mare. Il pilota è illeso, ma pochi giorni dopo a Monza perde la vita provando una Ferrari. La Lancia abbandona le corse. Il 26 luglio 1955 la scuderia viene donata alla Ferrari. L'anno successivo, la monoposto guidata da Fangio conquista il titolo di campione del mondo. Di fare la conoscenza. La signora Lancia e l'avvocato Iapelli presentano al ministro Campilli questa nuova auto italiana. È l'Appia, la nuova piccola Lancia, madrina speciale della vettura, l'attrice Sofia Loren. L'attrice Sofia Loren già immagina di disegnare le modulazioni del volante. Nel 1957 viene presentata l'erede dell'Aurelia, la Flaminia, studiata nella linea da Pininfarina. Caratteristica eccezionale di questa vettura è questa linea
che è completamente diversa da tutte quelle che si facevano 10 anni fa. Una linea completamente rivoluzionaria, dettata non già per una questione stilistica, ma per una questione di necessità di spazio. Il passeggero è seduto qui e la testa arriva in questo punto. Se questa vettura fosse convenzionale, la linea convenzionale come tutte le altre così, il passeggero non potrebbe avere abbastanza posto per sedere. E allora questa vettura dovrebbe essere più alta, per avere questa capacità interna dovrebbe essere più alta. Nel 1960 nasce la Flavia, la prima vettura italiana di serie a trazione anteriore. È l'inizio di una nuova tradizione, perché Lancia adotterà questa soluzione anche sulle vetture che seguiranno. La Fulvia, uscita nel 1963, dimostrerà i suoi vantaggi in termini di tenuta di strada e di sicurezza in ogni condizione ambientale e persino in un'avventurosa prova che porterà lo scudetto Lancia sino a Capo Nord. John Blunsteden dello Sport Car. È una vettura notevole, molto raffinata, come lo sono state tutte le Lancia negli anni recenti. Mi piace la carrozzeria. Jean-François Held del Nouvel Observateur. Nella produzione italiana rappresenta qualcosa di speciale, equivalente alla Rolls Royce. Ferruccio Bernabò della Stampa. Quanto alle finiture, mi pare che quando si parla di classe Lancia si è detto tutto. Nel 1965 entra in produzione la Fulvia Coupé. Allestita nel nuovo stabilimento di Chivasso, in attività da appena 3 anni, questa elegante sportiva diventa in breve un bestseller sul fronte commerciale, mentre su quello sportivo segna il ritorno ufficiale della Lancia nel mondo delle competizioni. Il nuovo programma agonistico si focalizza sui rally. Nel 1966 viene omologata per le gare la versione HF, alleggerita nella carrozzeria. Questa 1200 di 88 cavalli di potenza ben presto si impone all'attenzione generale, vincendo ovunque. La HF nel frattempo, diventata una 1600 di 160 cavalli, trionfa nella stagione 1972, vincendo il rally di Monte Carlo e soprattutto conquistando il Mondiale Marche. Lunedì 21 luglio 1969, l'uomo sbarca sulla Luna. Si avvera il più favoloso sogno dell'umanità. Nell'autunno dello stesso anno, la Lancia entra a far parte del gruppo Fiat. Tre anni dopo, al Salone di Torino, viene presentata la prima Lancia del nuovo corso, e la Beta, nome che sta a indicare un legame tra passato e presente. Infatti, in casa Lancia c'è già stata un'altra Beta, nel 1909. La nuova è una cilindrata media a trazione anteriore, con carrozzeria a 2 volumi. Nel 1974, alla berlina, si affiancano il coupé e lo Spider, disegnato da Pininfarina. Nello stesso anno, alla rete commerciale Lancia, viene affidata la distribuzione dell'auto bianchi A112, una super compatta al top della sua fascia di mercato. Nel 1975 ancora un ampliamento della gamma Beta con la versione HBE e Monte Carlo. La prima propone la praticità di una familiare unita alla grinta e all'eleganza di una Gran Turismo. La seconda è una tipica sportiva, sia nella carrozzeria, opera di Pininfarina, sia per il brillante motore, alloggiato in posizione centrale e disposto trasversalmente. L'originalità delle formule continua a distinguere la Lancia nel mondo.